Allora, adesso so che ci mette un po' a partire, speriamo che parta. Eccola qua, sì, la vedo. Aspetta che adesso devo abbassare il volume. Intanto rispondo a Irene, viene anche messa in diretta sulla pagina dell'Associazione Culturale Il Fiume, su Facebook ovviamente. Dunque, allora, adesso che tecnicamente siamo a posto, forse, io faccio una piccola introduzione e do qualche indicazione di come si svolgerà aspettate un attimo, perché qui ho capito che di come si svolgerà la sessione. Allora, avremo questa prima parte in cui di fatto cosa è successo qua? Allora facciamo così, questo lo spengo. Vediamo. Vediamo se adesso va. Allora, dicevo, abbiamo una prima parte in cui ci saranno delle letture in avvicinamento alle 19:41. Alle 19:41, come gli scorsi anni, avremo un minuto di silenzio, alle 19:41 perché è ufficialmente l'ora in cui è stata comunicata la scomparsa di Giulio Regeni nel 2016. Invito chi può ad accendere una candelina, una luce, per quel minuto. E poi subito dopo concluderemo il nostro incontro. Sempre per consentire di entrare nel vivo, poi mi metto muto, come gli anni scorsi, faccio una brevissima disquisizione, brevissima sintesi di quello che è accaduto nel 2021 attorno alla vicenda di Giulio Regeni e alla vicenda di Patrick Zaki. Di fatto, purtroppo nel 2021 non è che siano successe tantissime cose. Perché? Perché il punto centrale dell'azione che è stata svolta è stato il tentativo di arrivare ad un processo da parte delle autorità italiane. Ad un processo che doveva esserci il 14 ottobre del 2021, dopo l'individuazione che era stata fatta ufficialmente a maggio da parte dei pubblici ministeri che indagavano, dei quattro individui che sono stati identificati del cosiddetto servizio segreto egiziano, sono quattro delinquenti in realtà, ma insomma, alla fine sono stati identificati. Purtroppo il processo, poi verrà detto più in modo dettagliato, si è vanificato per un vizio di forma importante, per cui c'è stato un momento di grande delusione, ma non per questo si è rinunciato. È stato importante il fatto che anche ci sia stato da parte del governo la decisione di esserci come, diciamo, parte offesa, no? Come parte in causa al processo, anche se poi, ripeto, si è vanificato. Ecco, la vicenda in parallelo a Giulio Regeni, quella di Patrick Zaki, è stato uno stilicidio che è durato praticamente ben 669 giorni, per essere precisi. Ma si è conclusa, voi lo sapete, con il 9 dicembre, è uscito di prigione. Non vuol dire che
le accuse verso di lui sono cadute. È uscito di prigione ed è tornato a casa. È stato un momento molto importante. L'azione del governo italiano in modo ufficiale e in modo non ufficiale è stata decisa, come in parte anche dell'Unione Europea, ma perché c'era David a sostenere questa cosa. Insomma, sta di fatto comunque che è uscito di prigione. Che sia intervenuta o no anche una parte dei servizi segreti americani, alla fine ci interessa relativamente perché questo è il fatto che ci portiamo a casa. Aggiungo solo due elementi di contorno per farvi riflettere. Gli interessi economici italiani in Egitto, che alla fine mi sembra che ci siano qua, no? Sulla bilancia, da un lato la dignità di un nostro cittadino, di una persona giovane come Giulia Regeni e della sua morte, dall'altra parte i nostri interessi. Beh, l'ENI ha ritenuto che il 2021 fosse stato un grande anno in realtà di questi rapporti con l'Egitto, perché non solo ha rafforzato le cooperazioni come le azioni in Egitto, ma ha raggiunto dei picchi di produzione tali per cui l'Egitto è diventato, dal punto di vista energetico, indipendente per quanto riguarda il metano. In più, hanno creato una nuova joint venture, questa da zero, per la produzione dell'idrogeno e consentire all'Egitto di essere un eventuale esportatore di idrogeno anche verso altri paesi. Allora, cioè, il tema è sempre quello, no? Se noi come paese siamo ostaggi di entità economiche che sono italiane, multinazionali italiane, e per questo sacrifichiamo quella che è la nostra dignità come paese, parliamo tanto di sovranismo, ma mi sembra che in questo caso siamo ben lontani da esercitare una vera presenza sovranista, tra virgolette, per difendere i nostri cittadini. L'altro, le fregate, vi ricordate le famose fregate egiziane, le navi, sono state allegramente fatte salpare. La Fincantieri, che voi sapete fa grande pubblicità delle sue azioni, non ha fatto niente, in questo caso è stata parca di notizie, ma comunque le ha date. Ci abbiamo rimesso 300 milioni di euro perché gli avevamo dato anche uno sconto sul 1,2 miliardi che è stato il costo di queste fregate. Questo per farvi capire i contorni e a volte la parte indegna della nostra presenza, della parte industriale, diciamo, alta italiana verso temi di questo fronte, di questo tipo. Va bene, io ho finito il mio per riscaldare l'ambiente. Credo che adesso ci sia una parte tua, Gian Antonio. Sì, E poi va bene. passeremo a Bianca e Bianca con Mario fino ad arrivare alle 19:41. Vi interromperò un po' prima alle 19:40 circa. Va bene? Ok. Inizio io e leggo un articolo di metà ottobre, e ha già ricordato Claudio Pedrotti l'interruzione, l'inizio, l'interruzione immediata del processo. Che era stato comunque avviato. E queste sono le parole dell'articolo. Dicono: non ci siamo mai fatti fermare in 5 anni e mezzo. Certo, non ci arrendiamo ora. Paola e Claudio Regeni, al terzo banco dell'aula bunker del carcere di Rebibbia, ascoltano la lettura del dispositivo con accanto Irene, la loro figlia minore. Alessandra Ballerini, l'avvocato, è un passo avanti. Restano in silenzio. Non se l'aspettavano. Non se l'aspettava nessuno. La terza sezione della Corte d'Assise di Roma ha appena finito di leggere un lungo dispositivo, nel mentre è persino andata via la luce, che azzera il processo ai 4 agenti della National Security, il servizio segreto civile egiziano, accusati del sequestro, la tortura e l'omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano ammazzato, come sappiamo, al Cairo nel febbraio del 2016. Lo fa accogliendo la tesi della difesa perché non è stato notificato loro il decreto che disponeva il giudizio.
Non è stato fatto perché l'Egitto, scientemente, non ha collaborato alle indagini. Siamo sorpresi e amareggiati, dicono infatti fonti della Procura. Il tentativo di impedire che il processo si celebrasse non collaborando è andato a buon fine. La decisione è in attesa, anche perché sullo stesso argomento un giudice si era già espresso in maniera diversa. Il giudice delle indagini preliminari, Pierluigi Balestrieri, che aveva disposto il giudizio, aveva ritenuto infatti che il processo dovesse comunque cominciare perché gli imputati sapevano. La copertura mediatica capillare straordinaria, aveva scritto il GIP, fa assurgere la notizia della pendenza del processo a fatto notorio. Questo è un linguaggio burocratico, ma chiarissimo del resto. Invece, dice la Corte d'Assise, tutto dovrà tornare davanti al giudice dell'udienza preliminare, che dovrà provvedere ad una nuova rogatoria, la stessa che da 3 anni la Procura non riesce a portare a termine per il silenzio egiziano, per cercare di notificare gli atti ed eventualmente disporre di nuovo il giudizio. Non c'è la prova certa che fossero a conoscenza del procedimento e che se ne siano volontariamente sottratti, hanno scritto i giudici della Corte ieri, appunto metà ottobre. Non ci arrendiamo, ripetono, dopo la lettura i genitori di Giulio, per voce del loro avvocato, e lo dicono anche perché ritengono di avere una forza in più. La Presidenza del Consiglio, che ha deciso di costituirsi parte civile, non era stato fatto prima. Averla al nostro fianco rende evidente che interesse e diritto dello Stato italiano e di tutti i cittadini arrivare alla verità. Prendiamo atto con amarezza di questa decisione che purtroppo premia l'ostruzionismo, l'arroganza e la prepotenza egiziana. È solo una battuta d'arresto. Non ci siamo mai fermati in 5 anni e mezzo e non ci rendiamo certo ora. Si torna indietro di qualche mese, ma si ricomincerà con tutte le formalità richieste. Pretendiamo dalla nostra giustizia che chi ha sequestrato, torturato e ucciso Giulio non resti impunito. E sappiamo che presto o tardi la nostra pretesa avrà soddisfazione. Della sentenza ha parlato anche il presidente della Camera Roberto Fico, non è la fine di nulla, troveremo il modo per far sì che il processo possa andare avanti. Vogliamo giustizia e l'avremo. Un secondo articolo di 10 giorni fa registra appunto il fatto nuovo a cui accennavano prima l'avvocato che sostiene la causa appunto di Giulio Regeni. Vi leggo questo nuovo articolo, ripeto, 10 giorni fa. Nella complessa rete di procedure e istanze che amministrano la giustizia, tanto più in una vicenda di dimensioni internazionali come l'assassinio di Giulio Regeni, si rischia di non cogliere l'importanza di una decisione quale quella assunta 2 giorni fa, ripeto, sono circa trascorsi 10 giorni, dal Tribunale di Roma, con le richieste indirizzate al giudice dell'udienza preliminare Roberto Ranazzi, al governo italiano, qualunque margine di residuale di ambiguità si è esaurito e la politica viene chiamata a svolgere finalmente il proprio ruolo. Il giudice sollecita le autorità pubbliche italiane, in particolare il Ministero della Giustizia e gli apparati dello Stato, ad agire per ottenere informazioni circa il domicilio dei 4 appartenenti alla National Security Agency, indicati dalla Procura di Roma come i responsabili della morte di Regeni. Ciò al fine di notificare loro l'iscrizione del registro degli indagati e consentire lo svolgimento del processo a loro carico, che è stato interrotto, come avete saputo dalla notizia precedente. Dunque, un'attività investigativa da condurre utilizzando qualsiasi tipo di fonte utile e soprattutto un impegno politico e diplomatico, ovvero di azioni di pressioni affinché si realizzi infine un'interlocuzione efficace con il regime egiziano per ottenere la cooperazione giudiziaria sempre annunciata e sempre risoltasi per ora in un nulla di fatto. E in particolare, per ricevere risposta alla rogatoria rivolta alla Procura del Cairo
nell'aprile 2019. Non solo nell'ordinanza del GUP si ipotizza una soluzione normativa, della quale è stata la ministra della giustizia Marta Cartabia la prima a parlare. La possibilità, cioè, di notificare i capi di imputazione presso lo stato di appartenenza degli indagati, qualora non fossero rintracciabili gli omicidi degli stessi. In altre parole, si chiede al governo italiano di fare ciò che non hanno mai voluto o potuto fare gli esecutivi succedutisi dal 2016 ad oggi. Da parte dell'attuale governo qualche segnale positivo. L'Avvocatura dello Stato, già costituitasi parte civile per conto del nostro Paese l'altro ieri, si è associata alle richieste indirizzate dal giudice dell'udienza preliminare al governo. Questa dimensione tutta politica dell'iniziativa che ora va intrapresa solleva una questione rimasta finora irrisolta. Quali strumenti di pressione, quali forme di condizionamento, quale capacità di negoziato e quale peso politico-diplomatico l'Italia è in grado di esercitare nei confronti dell'Egitto? Finora è come se il nostro Paese vi avesse completamente rinunciato. In questi anni i successivi governi hanno definito un amico il despota al-Sisi e non hanno attuato alcun programma di intervento incisivo nel campo delle relazioni tra i due Paesi, ancor meno di quelle tra l'Europa e lo Stato nordafricano. Tutto questo in nome di una strategia del Mediterraneo che si è rivelata, alla resa dei conti, niente più che una solita politichetta della Muina ispirata da interessi mediocri e da prospettive di corto respiro. Non c'è stato nell'ambito dei rapporti bilaterali una sola iniziativa che avesse un peso capace di indurre il regime di al-Sisi ad ascoltare l'Italia, a rispettarne la sovranità, ad accogliere la sua domanda di verità e di giustizia. E così, in questi sei anni, tra Egitto e Italia, prevalso un rasserenante e rassicurante normalità politico-diplomatica, come se nulla fosse accaduto. Come se un nostro connazionale non fosse stato ucciso per mano dei funzionari di quel regime. In proposito, la parabola della delegazione diplomatica italiana in Egitto è eloquente. Sin dal primo momento i familiari di Junior Regeni hanno sollecitato il ritiro dell'ambasciatore italiano al Cairo, cosa effettivamente avvenuta l'8 aprile del 16, ma poi al Ferragosto del 17 il governo ha deciso il ritorno dell'ambasciatore al Cairo con una motivazione che così avrebbe potuto seguire più da vicino e con maggiore efficacia la cooperazione giudiziaria tra la procura di Roma e quella del Cairo. Il fallimento, va detto, è stato totale. Ora il richiamo dell'ambasciatore in Italia può essere riproposto come misura utile? Francamente si potrebbe pensare di sì, se non altro perché è l'unica in grado di certificare inequivocabilmente lo stato di crisi delle relazioni tra Italia e Egitto. Ed è stato in una tale dimensione di crisi politico-diplomatica può essere assunta un'iniziativa capace di affrontare il regime egiziano, di incalzarlo, di chiamarlo in causa in tutte le sedi internazionali e di concludere alleanze con altri paesi che possono a loro volta esercitare un'adeguata pressione. Contro l'ipotesi di questa misura sono soliti insorgere gli ossequiosi cultori della Realpolitik, numerosi nella Farnesina e nello stesso governo. Tutti appassionati di questo risico, più per pavidità che per intelligenza strategica, ma da loro non una sola proposta alternativa in grado di dare efficacia e forza all'iniziativa italiana. Lo status quo al quale condannano il nostro Paese è una condizione torpida e inerte, nella quale la sovranità dello Stato italiano è ulteriormente modificata e Giulio Regeni viene oltraggiato ancora una volta. Ora credo la parola a Bianca che racconta un'altra vicenda che in qualche modo è collegata a questa. A te, Bianca. È la vicenda di Zaki, no? Che dei paralleli anche con Giulio, questi giovani, no? lui studente ancora, ma che ci ha tenuto col cuore sospeso per 22 mesi. E quindi questo. Un urlo, quello della sorella Marisa. Gli applausi di gioia degli amici e poi la mamma, Ala, in tribunale per la prima volta da mesi, che quasi sviene
e deve essere tenuta in piedi dal marito. Non è nell'angusta aula del tribunale di Mansura, a 2 ore di auto al nord del Cairo, che si consuma l'ultimo, per ora, atto della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista Patrick Zaki. Ma nei corridoi, fuori dalle aule, fra venditori ambulanti di tè e biscotti e avvocati in attesa di discutere cause di furto o divorzio. Tutto ieri mattina è avvenuto in fretta. Patrick è stato il primo degli imputati a entrare e dalla gabbia degli imputati ha ringraziato l'Italia. Sto bene, grazie. 20 minuti di dibattimento e poi via all'attesa snervante come sempre. Un caso dopo l'altro, mentre dalle panche gli amici e la fidanzata, presente per la prima volta in aula, cercavano di scambiare qualche parola con lui. Non abbiamo fatto nessun piano per il futuro. Vogliamo solo che torni a studiare. Sappiamo che l'Università di Bologna gli ha riservato un posto, anche se il corso è ufficialmente finito. Lo sa anche lui. E pensa solo a tornare lì, sussurrava lei, pregando di non usare il suo nome perché frequenta un master all'estero. L'associazione con questa storia potrebbe essere pericolosa. E poi improvvisa la svolta. Un funzionario fa sgomberare l'aula. Escono tutti, compresi i diplomatici dell'ambasciata italiana e quelli di quella canadese e americana che li hanno accompagnati per monitorare il procedimento. Fuori, davanti alla porta, l'uomo pronuncia la parola che tutti aspettavano. Ekka Sabil, rilascio. Lo studente egiziano dell'Università di Bologna, da 22 mesi in carcere, con l'accusa di aver diffuso notizie false e dannose contro il Cairo, può uscire. La gioia esplode e non conta se la libertà è provvisoria, se non potrà viaggiare e se il procedimento contro di lui non è chiuso e il 1 febbraio dovrà tornare per rispondere nel merito delle contestazioni. Ciò che importa è che almeno per il momento potrà tornare a casa, da quella famiglia, da quegli amici che non hanno mai smesso di combattere per lui. Quando arriva l'annuncio, Patrick è lontano da tutti, nelle celle del piano terra del tribunale, con gli occhiali dorati alla Harry Potter, la divisa bianca da carcerato e i capelli raccolti in una coda sopra la testa, come quando lo avevamo incontrato a settembre. Era stato portato via dall'aula non appena la sua avvocatessa, Oda Nasrallah, aveva finito di presentare al giudice le sue richieste. Vestita di scuro, come sempre, Nasrallah ieri mattina si è mostrata più decisa che mai. E per la prima volta, una settimana fa, era riuscita a entrare in possesso delle carte che l'accusa aveva accumulato in questi mesi di procedimento contro Patrick. Dentro non aveva trovato praticamente nulla. L'articolo in difesa dei copti uscito sul giornale online Darai nel 2019 e generici riferimenti a post su Facebook e alle ricerche sulla diversità di genere che Patrick aveva condotto per Long APR. Prove inconsistenti che l'avevano convinta a non presentare una vera difesa, ma piuttosto una serie di richieste al giudice. L'acquisizione dei filmati delle telecamere dell'aeroporto del Cairo la sera dell'arresto per provare le torture subite dal ragazzo. La testimonianza del fratello del soldato copto morto nel Sinai, di cui Patrick parla nel suo articolo, per dimostrare che il testo non conteneva menzogne. La condivisione da parte dell'accusa dei post attribuiti allo studente e che lui ha sempre negato di aver scritto. Il giudice questa volta l'ha ascoltata e si è preso fino al 1 febbraio per decidere, non solo, ma in maniera del tutto inattesa, ha scarcerato l'imputato. Cosa abbia provocato la svolta è difficile da capire nella complessa realtà egiziana. Nelle ultime settimane le pressioni della società civile si erano moltiplicate, con l'Università di Bologna in prima fila e Amnesty International, che aveva mobilitato 50 piazze in tutta Italia alla vigilia dell'udienza. Pochi giorni fa il miglior amico di Patrick, Ahmed Mansour, aveva lanciato tramite Repubblica un appello a nome della famiglia, perché il governo aumentasse la pressione sul Cairo. Ed è possibile che un intervento deciso di Roma ci sia stato, come indicano le parole affatto sorprese del ministro degli esteri Luigi Di Maio e dal premier Mario Draghi subito dopo l'annuncio. Primo obiettivo raggiunto, Patrick Zaki non è più in carcere. Adesso continuiamo a lavorare silenziosamente, con costanza e impegno, ha scritto Di Maio. Mentre da Palazzo Chigi una nota sottolineava che la vicenda è seguita con la massima attenzione. E non a caso il padre di Zaki ringrazia l'Italia. Vi siamo grati per quello che fate. Ma polemiche e diplomazia ieri sera fra il Cairo e Mansura non erano arrivate. Le lacrime della mamma Ala,
avvinghiata all'avvocatessa Nasrallah davanti alla porta del tribunale, dicevano tutto. Patrick presto sarà a casa. La guerra non è vinta, ma la battaglia sì. E per la prima volta da 22 mesi per la famiglia, George Zaki è in arrivo un po' di serenità. E qui parla appunto di quando è uscito dal carcere e dice 22 mesi cancellati in un secondo. È il tempo che ci mette Ala, la madre di padre Zaki, a saltare al collo del figlio quando esce dal commissariato di Mansura. 22 mesi fatti di notti passate a terra, di affetti mancati, di sogni interrotti. Mesi in cui sulla faccia di Patrick si vedono tutti i segni. Dopo l'ordine di scarcerazione firmato 2 giorni fa dal giudice, lo studente egiziano dell'Università di Bologna, ieri intorno alle 15, è uscito dall'ultima delle sue prigioni, lentamente, con in spalla la borsa con gli effetti personali, e in mano la busta che gli ha preparato la famiglia con gli abiti puliti. Non si è fermato dentro un secondo di più del necessario, neanche il tempo di cambiarsi. Quando appare al cancello, indosso ancora la divisa bianca dei carcerati, sul volto lo sguardo serio, e solo al quarto abbraccio che lo stritola, quella dell'amica del cuore Josra, dopo quella della sorella Marise e della fidanzata Reni, che Patrick alza gli occhi, guarda il cielo e finalmente capisce. Il suo volto si apre nel sorriso che tutti abbiamo imparato a conoscere dalle foto. Oggi è il giorno della libertà. Patrick, ciao, come stai? Gli chiediamo. Bene, sto bene. Grazie per tutto quello che avete fatto, risponde. Il tempo di una frase, poi il team tutto femminile che ha gestito questi mesi difficilissimi. Sorella, fidanzata e amica del cuore. Oltre all'avvocatessa Oda Nasrallah, che lo aspetta al Cairo, lo carica in macchina. Lasciateci andare, dicono severe in coro. Le ragazze emozionate che fino a pochi minuti prima discutevano di chi avrebbe abbracciato per prima l'oggetto del desiderio, chi dovesse scattare la foto e a chi dovesse essere inviata. Il giro di pochi minuti si sono trasformate in severissime guardie del corpo. Non può parlare ora, insistono. Lui le asseconda. Forza Bologna, dice. Ci sentiamo dopo, prometto, dice. Ha le mani completamente nere, ma giura che non è nulla. Sto bene, davvero, ripete. Lo sportello si chiude e la macchina parte verso una vita che si capisce subito, almeno per il momento, non sarà la stessa che Patrick ha lasciato la notte del suo arresto all'aeroporto del Cairo, il 7 febbraio del 2020. Perché Patrick non è ancora libero del tutto e le sue donne, meglio ancora di lui, questo lo sanno benissimo. 2 giorni fa un giudice, accogliendo finalmente la richiesta dell'avvocatessa Nasrallah, lo ha scarcerato, ma il 1 febbraio dovrà tornare in aula, qui a Mansura, per rispondere dell'accusa di diffusione di notizie false e dannose per lo Stato egiziano. Rischia fino a 5 anni di carcere. Poi ancora sospeso, c'è un secondo provvedimento, quello aperto l'estate scorsa, senza che alla difesa ne fosse comunicata notizia. L'accusa è associazione terroristica, reato che l'Egitto imputa oggi a migliaia di detenuti politici. La pena in questo caso va fino a 12 anni. La speranza è che questo secondo provvedimento venga lasciato cadere e che per il primo venga comminata una pena lieve, uguale o inferiore ai mesi già scontati in carcere. In questa maniera i pubblici ministeri egiziani avrebbero la soddisfazione di una condanna, ma Patrick sarebbe definitivamente libero e potrebbe tornare in Italia. Completare i suoi studi a Bologna, soprattutto, come chiede dall'inizio di questa vicenda. Perché tutto questo avvenga, però, ora occorre tenere un profilo basso, bassissimo. E questo è uno dei punti chiave della trattativa che nei mesi scorsi ha coinvolto la rappresentanza diplomatica italiana al Cairo, quella americana e la controparte egiziana. Per questo ai giornalisti che lo aspettano fuori dal commissariato e che poi lo vanno a trovare a casa, Patrick può dire pochissimo. Per questo le sue donne vigilano su ogni parola con la massima attenzione, molta più di quella che si percepisce immediatamente, ci metterebbe lui. Benvenuta, benvenuta. Il sorriso con cui ci apre la porta di casa, un'ora dopo averci salutato in strada, questo lo illustra benissimo. Abbandonati gli abiti bianchi, indossa jeans scuri e una maglia nera. Ai piedi finalmente ha delle scarpe normali con i lacci, non quelle da carcerato con cui lo abbiamo sempre visto. Intorno a lui scodinzia la felice Julie, la cagnolina di famiglia. Gli ha già riempito il golf di peli bianchi, ma non è ancora abbastanza. Vorrebbe stare sempre in braccio a lui.
Patrick ci fa sedere, finalmente rilassato, finalmente simile all'immagine che abbiamo imparato a conoscere dalle foto. È dimagrito, non ha più le guance rotonde, ha sostituito gli occhiali da Harry Potter con una montatura nuova che lo fa sembrare più grande. Ma è un'altra persona rispetto a quella con cui abbiamo parlato nella gabbia del tribunale poco più di 2 mesi fa. Ha proprio una gran voglia di chiacchierare, a stento si attiene alle regole che gli sono state dettate. Sto benissimo, sono davvero felice e sono ancora sotto shock, ci dice, quando mi hanno portato alla stazione di polizia. Non avevo capito cosa stesse succedendo, non mi avevano detto che mi avrebbero rilasciato. Pensavo che volessero farmi rispondere a altre accuse e anche quando mi hanno detto che stavano per lasciarmi andare, non ci credevo, ero convinto che mi stessero prendendo in giro. Ma ora sono qui con la mia famiglia, la mia fidanzata e i miei amici e sono felice. Sulla sua testa un'enorme immagine di Cristo, il simbolo della devozione che non ha mai abbandonato questa famiglia e che ha aiutato soprattutto la signora Ala ad andare avanti in questi mesi. Patrick neanche la guarda, tutto concentrato com'è a seguire quello che accade intorno a lui. Cosa vuol dire l'Italia? Grazie. Grazie a tutti gli italiani, i partiti politici che mi hanno preso a cuore il mio caso. E prima di tutto Bologna, grazie. Bologna è la mia città, la mia università, la mia alma mater. Tornerò il prima possibile perché lì c'è la mia gente. Grazie a Amnesty International, a Riccardo Nuri e a tutto il suo gruppo. E grazie alla mia professoressa Rita Monticelli, la mia mentore. E con l'italiano come te la cavi dopo 2 anni di carcere? Non troppo bene. Dico solo qualche parola. Allora, insomma, parlo italiano così così. Prometto che dalla prossima settimana mi rimetterò a studiare, perché quando torno voglio parlare bene. Un'altra risata. Il tempo delle chiacchiere ufficiali finisce qui. Spento il registratore, si rilassa. Racconta dei tanti libri letti in carcere, Dostoevskij, Saramago e l'intera saga di Elena Ferrante. È bellissima, dice, la migliore letteratura italiana che ho mai letto. Non vedo l'ora di andare a Napoli, io adoro Napoli. Ci vorrai una guardia del corpo adesso, lo sai? Sei famoso ormai, ride. E anche i volti delle 3 donne che seguono passo passo la nostra conversazione, per un momento si rilassano. Lo so, va bene lo stesso. Già, va bene lo stesso. Non è normalità quella che stasera si respira a casa della famiglia Giorgia Zacchi. Il piccolo salone, ricolmo di immagini sacre, è pieno di amici e parenti venuti a salutare il ragazzo. C'è poco tempo perché Patrick vuole andare al Cairo immediatamente per vedere gli amici dell'università e i colleghi dell'APR, Long con cui collaborava e che in questi mesi è stata in prima fila nella sua difesa. E per togliersi dall'atmosfera di Mansoura, la città dove tutto ha avuto origine, dove è stato depositato il primo atto di accusa nei suoi confronti, quello che ha portato al fermo del 7 febbraio 2020 all'aeroporto del Cairo. Di quello che è successo quella notte, delle torture subite, stasera qui nessuno vuole parlare. Il protagonista di questa vicenda, probabilmente, vorrebbe, perché in fondo è questo il motivo che lo ha spinto a lasciare l'ovattata atmosfera della comunità copta di origine, per unirsi ai rivoluzionari di Piazza Tahrir prima e agli attivisti dell'APR poi. Ma sa che non può. Ci vediamo in Italia, magari già per il prossimo semestre, dice, quello che inizia a marzo. L'obiettivo per Patrick Zacchi oggi è questo e per centrarlo la scelta ora è il silenzio. E poi c'è un ultimo articolo. Procedo, siamo in... Io passerei agli aforismi. Infatti. Abbiamo 4 minuti. Infatti. Passiamo agli aforismi. Sì, allora ci sono degli aforismi che parlano del carcere, dell'ingiustizia e della libertà. Un certo numero di detenuti, anche se si comportavano da duri durante la giornata, spesso si addormentavano piangendo la sera. C'erano anche altri pianti e diversi da quelli indotti dalla paura e dalla solitudine. Erano più bassi e soffocati, la voce dell'angoscia. Pianti che possono cambiare il corso di una vita, pianti che una volta sentiti non li cancelli più dalla memoria. Lorenzo Carcaterra, dal film Sleepers. Sotto un governo che imprigiona ingiustamente uno qualsiasi dei suoi soggetti, il vero posto del giusto è la prigione. Henry David Thoreau. Le carceri,
non annientano i problemi, annientano gli esseri umani. Angela Davis. Non fatemi vedere i vostri palazzi, ma le vostre carceri, poiché è da esse che si misura il grado di civiltà di una nazione, attribuito a Voltaire. E quando ti mettono nella tua cella e senti sbattere il cancello, allora capisci, è tutto vero. L'intera vita spazzata via in quel preciso istante. Non ti resta più niente, solo una serie interminabile di giorni per pensare. Molti novizi danno quasi i numeri la prima notte e ce n'è sempre qualcuno che si mette a piangere. Succede ogni volta. L'unica domanda è: chi sarà il primo? Morgan Freeman da Le ali della libertà. In prigione si guarda tutto abusivamente e indiscretamente, attraverso spioncini, sbarre reticolati. Lo sguardo non vede, piuttosto fruga, rovista, ruba, nei corridoi e nelle celle, e anche nelle anime delle persone. Adriano Sofri. Le dittature si presentano apparentemente più ordinate. Nessun clamore si leva da esse, ma è l'ordine delle galere e il silenzio dei cimiteri. E Sandro Pertini. Quando sei in prigione, ogni porta contiene una risposta. Fabrizio Caramagna. Siate sempre capaci di sentire nel più profondo qualsiasi ingiustizia, commessa contro chiunque, in qualsiasi parte del mondo. È la qualità più bella di un buon rivoluzionario. Che Guevara. Il capolavoro dell'ingiustizia è di sembrare giusto senza esserlo. Platone. Un'ingiustizia fatta all'individuo è una minaccia fatta a tutta la società. Montesquieu. Non è nella rassegnazione, ma nella ribellione di fronte alle ingiustizie che noi ci affermeremo. Paulo Freire. Non indignarsi di fronte all'ingiustizia equivale ad esserne complice. Anonimo. Ci possono essere momenti in cui siamo impotenti a prevenire l'ingiustizia, ma non ci deve mai essere un momento in cui ci manchiamo, in cui manchiamo di protestare. Elie Wiesel. Nessuna speranza finché non sentirete di nuovo come un colpo inferto a tutti gli uomini l'ingiustizia subita da uno solo, Antoine de Saint-Exupéry. Spesso commette un'ingiustizia non solo colui che fa qualcosa, ma anche colui che non fa, Marco Aurelio. Ecco, Gian Antonio, manca giusto un 30 secondi. Invito chi può ad accendere una candelina, aprire e a metterlo sulla davanzale della finestra, alle 19:41, ma cerchiamo di avere proprio un minuto di silenzio e di mantenerlo anche in questo silenzio. Ok? Intanto mi accendo la candelina, per intenderci. Si vede? Sì. Ecco, adesso un minuto. Scatta il minuto.
Bene. Vogliamo ancora leggere qualcosa e poi chiudiamo? Sì, ci sono proprio le ultime sulla libertà, che mi sembra Perfetto. La finale più bello che ci possa essere. Che possa essere, sì. Sì, direi di sì. La vita senza libertà è come un corpo senza lo spirito. Khalil Gibran. Bisogna sempre avere il coraggio delle proprie idee e non temere le conseguenze, perché l'uomo è libero solo quando può esprimere il proprio pensiero senza piegarsi ai condizionamenti. Charlie Chaplin. La libertà non si può spiegare. Si può soltanto respirare senza pensarci, come l'aria, e come l'aria rimpiangerla quando non ce n'è più. A differenza dei dogmi, non reclama certezze e non ne offre. I suoi mattoni sono i dubbi e gli errori, gli slanci e gli abusi. I suoi confini sono labili, mobili, e la sua rovina è l'assenza di confini, che le toglie il piacere sottile della trasgressione. Massimo Gramellini. Conosco una sola libertà, e questa è la libertà della mia mente. Anonimo. La libertà non consiste tanto nel fare la propria volontà, quanto nel non essere sottomessi a quell'altrui. Rousseau. È facile dare la libertà per scontato, se nessuno ve l'ha mai tolta. Grundel. La libertà è la possibilità d'essere e non l'obbligo d'essere. René Magritte. L'uomo libero è come una nuvola bianca. Una nuvola bianca è un mistero, si lascia trasportare dal vento, non resiste, non lotta e si libra al di sopra di ogni cosa. Tutte le dimensioni e tutte le direzioni le appartengono. Le nuvole bianche non hanno una provenienza precisa e non hanno una meta. Il loro semplice essere in questo momento è perfezione. Osho. Microfono, Claudio. Claudio, microfono. Ecco, bene, siamo alla fine. Ecco, vorrei chiudere condividendo con voi questa immagine, vediamo se ci riusciamo. Voi sapete che questo murales era comparso a Roma in una forma diversa. Nella precedente Zacchi aveva indosso la divisa da carcerato. Laica, la writer che ha fatto questo murales, lo ha rifatto quest'anno e intenzionalmente l'ha messo vicino all'ambasciata egiziana a Roma. Ecco, io penso che sia il modo più, il modo migliore per chiudere questa nostra sessione questa sera, da un lato per la speranza per questo ragazzo, ma dall'altra che il 22 rappresenti veramente per la vicenda di Giulio Regeni, per la sua famiglia, per noi tutti, rappresenti veramente un momento di svolta. Se non ci sono cose da aggiungere, io chiuderei qui la sessione. Vi ringrazio tutti, siamo 45 adesso, immagino che qualcuno avrà seguito anche su Facebook la sessione, quindi ancora una volta, insomma, è un momento questo che riesce a farci sentire vicini e a raccoglierci, proprio per un tema così sentito e così ancora presente nei nostri cuori, nelle nostre menti, e un po' troppo assente invece sui giornali e sui media in questa giornata. Posso chiudere la sessione? Grazie. Grazie ancora a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Ciao. 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 Grazie a te, Claudio. Grazie a tutti. Grazie che organizzate. Grazie.